Segno più per le crociere, un comparto in crescita in tutto il mondo e che porta effetti positivi anche in Campania. Di ritorno dal Sea Trade Cruise Med di Lisbona, il presidente dell'autorità di sistema del Tirreno centrale, Pietro Spirito, vede rosa per gli scali regionali, anche se, avverte, è necessario portare a termine i lavori indispensabili sia per il porto di Napoli che per quello di Salerno. Napoli e Salerno sono ben collocate entrambe, hanno caratteristiche diverse ovviamente, ma complementari. Coprono due punti molto rilevanti di attrattività turistica. Per Napoli c'è una continuità storica, insomma Napoli ha una stazione delle crociere già molto rodata e lì bisogna fare l'investimento per allungare le banchine perché è necessario accogliere più navi. Salerno ha la necessità inderogabile di operare i dragaggi entro il 2020 e il percorso è possibile, ci dobbiamo lavorare pancia a terra e fare in modo che il 2020 sia il primo anno di operatività delle crociere rilevanti nel porto di Salerno. Intanto stiamo crescendo, già nel 2018 fino al mese d'agosto Salerno è cresciuta come numero di passeggeri delle crociere del 23%, Napoli del 14%, quindi insomma i numeri sono positivi, ma dovranno continuare a crescere anche nei prossimi anni. Sarà il nostro impegno per i prossimi anni e il 2020 è il passaggio decisivo. La conferma, diciamo, che i due porti, Napoli e Salerno, possono lavorare insieme e non farsi concorrenza, assolutamente. Assolutamente sì, e lo dobbiamo fare in ogni segmento di mercato. Nelle crociere è evidente che ci sono strumenti di attrattività e percorsi e bacini di attrazione diversi. Salerno parla al Cilento e alla costiera amalfitana. Napoli parla a una città metropolitana importante e a tutta la cultura e la storia della città.